Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi un po' della fotografia del film di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan, la cui fotografia è stata curata da Janusz Kaminski, storico direttore della fotografia di Steven Spielberg. Infatti prima di Salvate il soldato Ryan aveva già lavorato con Spielberg a Schindler's List. Io mi sono mangiato le mille parole, scusate. Il mondo perduto e Amistad, poi la sua collaborazione continuata nel corso degli anni, naturalmente. Una delle cose delle quali era sicuro Steven Spielberg era che il Salvate il soldato Ryan non sarebbe dovuto assomigliare assolutamente, visivamente diciamo, a Il mondo perduto, ma non perché Il mondo perduto avesse una brutta fotografia, semplicemente quel film lì aveva una luce e un contrasto molto intensi, mentre invece per Salvate il soldato Ryan Spielberg voleva tutt'altro. Voleva prendere una grande produzione di Hollywood e far sembrare che fosse girata in super 16 mm da un gruppo di cameraman che si trovavano sul fronte di guerra. Spielberg e Kaminski inizialmente avevano pensato di girare Salvate il soldato Ryan in bianco e nero, come avevano fatto in precedenza in Schindler's List. Kaminski ha ammesso che la scelta del bianco e nero per Schindler's List si è rivelata azzeccata, anche perché la maggior parte dei veri filmati girati dai nazisti era in bianco e nero. Tuttavia, se si guarda più in generale alla Seconda Guerra Mondiale, ci sono tantissime immagini in movimento girate a colori. Inoltre hanno deciso di girare a colori e non in bianco e nero soprattutto per il sangue. C'è molto sangue in Salvate il soldato Ryan e volevano giocare appunto coi colori, nonostante gli stessi colori siano stati desaturati utilizzando il processo dell'NR. Kaminski sapeva che il film avrebbe avuto una tonalità un po' più bluastra, diciamo, e in più con il processo NR che desatura il colore del sangue sulle uniformi e sul terreno era una preoccupazione primaria. Poiché stavano girando in Inghilterra e Irlanda, il clima è stato per lo più nebbioso e piovoso, il che ha restituito una luce più diffusa e dei colori quasi pastello. E così Kaminski e gli altri membri della truppa hanno confrontato vari livelli di NR e in base a questi test, il reparto degli effetti speciali ha miscelato una certa quantità di blu con il sangue, al fine di renderlo un po' più scuro. Inoltre ha aggiunto Kaminski che spesso e volentieri si parla del processo NR, che è simile al bleach bypass, per ciò che fa alle ombre e ai neri, rendendoli più profondi e più ricchi. Però, come dice appunto Kaminski, uno degli aspetti più importanti dell'NR, del quale in pochi parlano, è ciò che questo processo fa alle luci e ai colori. L'abbigliamento avrà un aspetto molto più nitido e si noterà quasi tutto il motivo e la trama del tessuto. I bordi delle camicie e i caschi dei soldati erano molto più nitidi e questo processo NR ha funzionato benissimo anche sulle superfici metalliche e sui riflessi d'acqua, che sono diventati come mercurio. Kaminski ha definito tutto questo come meraviglioso. In più Kaminski e Spielberg hanno optato per la desaturazione perché tutto volevano fuorché un classico film di guerra in Technicolor, tipico dei film come ad esempio Berretti Verdi, e la desaturazione era il modo più semplice per allontanarsi da quella concezione di film. Per quanto riguarda gli obiettivi, come prima cosa Kaminski ha pensato alle lenti che erano in utilizzo negli anni 40. Ovviamente quelle erano lenti inferiori a quelle che utilizziamo oggi, per cui ha scelto gli obiettivi da utilizzare per girare il film e poi ha rimosso i rivestimenti protettivi. La nitidezza e la messa a fuoco non sono cambiate molto, mentre a cambiare molto sono stati il contrasto e la resa cromatica. Il contrasto è diventato molto più piatto, infatti senza questi rivestimenti protettivi la luce entra nell'obiettivo e rimbalza tutto intorno, per cui l'immagine rimane sì nitida ma diventa un po' più nebbiosa con un contrasto appunto più piatto. Inoltre, rimuovendo questi rivestimenti è molto più facile ottenere dei flare, dei riflessi in camera, che contribuiscono anch'essi a introdurre un po' di foschia nell'immagine. E per quanto riguarda l'otturatore, gran parte del film è stato girato con l'otturatore della cinepresa a 45 o a 90 gradi. L'otturatore a 45 gradi è stato molto efficace nella ripresa delle esplosioni. Quando c'è un'esplosione e la sabbia schizza in aria puoi quasi contare i granelli. L'otturatore a 45 gradi e il fatto che le esplosioni venissero percepite così nitide ha aumentato il senso di pericolosità di queste scene nello spettatore. Quando vedi un'esplosione con l'otturatore ai canonici 180 gradi, l'esplosione può essere qualcosa di bellissimo dal punto di vista visivo, ma la stessa esplosione ripresa con un otturatore a 45 gradi
a qualcosa di spaventoso. Praticamente tutto il film è stato girato con la camera a mano, ma non solo con la camera a mano. Steven Spielberg voleva che la fotocamera vibrasse letteralmente. Voleva un'immagine tremolante che si abbinasse bene alle fotografie di Robert Capa realizzate durante lo sbarco a Omaha Beach. E sono stati fatti diversi test in merito, soprattutto con un trapano Black & Decker, fissato con del nastro adesivo a una cinepresa, in modo che l'immagine vibrasse ogni volta che il trapano veniva acceso. Il risultato è stato eccellente, ma naturalmente serviva uno strumento un po' più professionale per girare un film. Più precisamente il Claremont's Camera Image Shaker. Per quanto riguarda l'otturatore, poi Kamiński ha utilizzato un'altra tecnica utilizzata anche in un altro film famoso di guerra, Full Metal Jacket. Una tecnica con la quale si mette l'otturatore della camera fuori sincrono per creare un effetto strisciante nell'immagine all'interno dell'inquadratura dall'alto verso il basso. È un effetto molto interessante, ha affermato Kamiński, ma fa anche paura, perché non si può tornare indietro una volta che lo fai. Kamiński ha girato Salvate il soldato Ryan con un rapporto di aspetto di 1:85:1, con pellicola Eastman Kodak 5293, utilizzando in più un filtro, come ho detto poco fa, per conferire una leggera sfumatura bluastra alle immagini. E arriviamo, ragazzi, al momento del D-Day, lo sbarco a Omaha Beach. Abbiamo subito questa inquadratura delle barriere che sporgono dalla sabbia. È la calma prima della tempesta, come ha affermato Spielberg. Voleva che questa ripresa simboleggiasse il momento più calmo che avresti potuto vivere nell'intero corso del film. Le scene di invasione sono state girate in un arco di 3 settimane e Spielberg voleva riprendere enormi scene in esterna con 1, massimo 2 take, utilizzando più telecamere contemporaneamente. E Kamiński ha fatto notare come l'enormità del set, il fatto che bisognasse coordinare vari attori, il fatto che ci fossero strumenti per far esplodere il sangue dai soldati in determinati momenti. Tutto questo è chiaro che non ti dava tante possibilità di ripetere la scena. E quindi c'era anche un po' di pressione, per così dire. In più, mentre si girava, occasionalmente sangue e acqua finivano sulla lente dell'obiettivo. Ma Kamiński ha continuato a girare, perché sicuramente è la stessa cosa che avrebbero fatto nella realtà cameraman di guerra. Come ho detto poco fa, praticamente per il 90% del film si è utilizzata la camera a mano. E questo ha richiesto un enorme sforzo. Kamiński voleva rimanere molto vicino ai soldati per calare lo spettatore nella scena. E questo comportava il fatto che spesso e volentieri gli operatori dovessero correre allo stesso livello dei soldati, ovvero accucciati praticamente. In più la camera doveva essere protetta dalla sabbia, dall'acqua, eccetera, eccetera, dal fango. In più si aggiungeva il peso della camera e anche dello shaker per le immagini che ho citato poco fa. E quindi il fatto che spesso e volentieri bisognava riprendere da una prospettiva molto bassa ha fatto decidere alla produzione di richiedere una camera aggiuntiva che fosse un po' più leggera. E in soccorso della troupe è arrivata una Movicam SL che, come ammette Kamiński, ha funzionato alla grande. Per quanto riguarda l'illuminazione, la presenza durante le settimane di riprese di un cielo praticamente sempre nuvoloso è stata una benedizione per la troupe, perché ha ricreato fedelmente le condizioni del giorno dello sbarco del D-Day, e l'utilizzo di questa luce diffusa è stato prolungato per tutto il film. Anzi, come ha ammesso lo stesso Kamiński, l'illuminazione ha riguardato più che le luci la giusta esposizione della pellicola, gli obiettivi e l'utilizzo del processo ENR. La cosa grandiosa dei film di guerra, ammette Kamiński, è che non devi combattere per rimuovere lo sporco. Lo sporco è protagonista nei film di guerra, e in più gli occhi dei soldati, quando sono coperti dallo sporco, emergono. Per alcune riprese poi Kamiński ha utilizzato un particolare materiale diffusore, il Rosco 3004 Half Soft Frost, al posto del solito materiale per diffondere la luce posto sopra la scena, perché questo materiale consente sì di diffondere la luce, ma di mantenere comunque una certa direzionalità della stessa. Mentre con una seta si crea un'atmosfera, una luce complessivamente uniformemente morbida, poi devi combattere, per così dire, con gli sfondi che si trovano al di fuori della superficie che diffonde la luce, che sono molto più luminosi. Voglio citare per un attimo la scena nella quale i soldati, verso l'inizio del film se non ricordo male, si rifugiano all'interno di una chiesa e vengono illuminati dalle luci delle candele. La scena è sottesposta di circa 3 stop, ha quasi un aspetto pittorico, sembra quasi un quadro, come se fosse illuminata veramente solo dalle candele. E quando poi assistiamo al dialogo tra Tom Sizemore e Tom Hanks, per quella scena
Kaminsky ha utilizzato le lanterne cinesi, utilizzando anche una bandiera per togliere un po' di luce dai soggetti. In più a Kaminsky non piace molto l'effetto tremolante nelle riprese, quando vengono girate delle scene vicino al fuoco e vengono utilizzate appunto delle luci che replicano l'effetto tremolante delle fiamme. Per cui la luce principale che illuminava i volti dei soggetti era fissa e non tremolante. Ha aggiunto solamente un leggero sfarfallio sulla luce di riempimento per dare un pochino di movimento. Nel film abbiamo anche qualche scena che si svolge idealmente in America. Ad esempio la scena all'inizio del film, subito dopo l'invasione, quando vediamo questa stanza piena di segretarie che battono a macchina. Questa scena ha molto più colore e vediamo una maggiore presenza della luce del sole, in grande contrasto con quello che avevamo appena visto a Omaha Beach. Come afferma Kaminsky, non devi sempre fornire una bella illuminazione in un film. Spesso penso che una brutta illuminazione e una brutta composizione raccontino la storia molto meglio della luce perfetta. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Io spero che sia stato interessante. Come sempre sono qui per accettare eventuali consigli su altri film dei quali parlare. Ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, dei commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!